fa, 2011, bomba d'acqua, non si apre lo sforatore di Piazzale Kennedy e ciò che riversavamo a mare, le fogne, qualcuno diceva purtroppo, ma si chiamava così, anche merda, si è riversato nel cuore della città. Il modello di sviluppo alle spalle ci aveva dato benessere diffuso, richiesta, ma non teneva più, troppo cemento, mancavano le fogne, sembrava, come dire, un sogno, una chimera. Oggi, dopo 7-8 anni, Rimini ha perseguito un obiettivo strategico. In Italia le cose che contano non si fanno quasi mai perché si vota ogni 6 mesi. Allora, quando devi arrivare all'obiettivo dopo 5, 6, 7 anni, rinunci. Noi non l'abbiamo fatto, abbiamo cambiato il modello di sviluppo di Rimini, prima il sotto, ciò che non si vede, ciò che magari dà fastidio coi cantieri, e poi il sopra del lungomare. 260 milioni di investimenti, chiuderemo tutti gli 11 sforatori a mare, quelli che raccolgono acque reflue e miste, che raccoglievano acque reflue e miste, li chiuderemo tutti per avere sempre acque pulite e un mare eccezionale. Abbiamo già chiuso a nord 5 sforatori, questa è la madre, diciamo così, di tutte le battaglie del sistema idrico fognario, è un cantiere straordinario, stratosferico, ci stanno più di 2 palazzine di 3 piani, avete visto la profondità, i diaframmi arrivano a 40 metri, in questo luogo vengono trattenute 40.000 metri cubi di acqua, vengono pompati, lavorati 65.000 metri cubi di acqua all'ora. Quello che arriva viene laminato, viene pulito, viene pompato al depuratore di Santa Giustina. Poi il progetto è stato premiato all'ONU come miglior progetto idrico fognario nel mondo, non lo dico io perché non ho dei cugini all'ONU. Il progetto è evoluto, è andato avanti, si è innovato, tratteniamo anche le acque a monte della Statale 16 con la dorsale, appunto, della dorsale Ausa della Statale 16, questo cosa vuol dire? Che non solo acque pulite in mare, ma anche un sistema per impedire gli allagamenti nella città, cioè si raccolgono le acque a monte, Rimini è complessa, a 15 km di lungomare, sono anche emozionato ad essere qua, e arriva fino a San Marino. Raccogliamo le acque di un bacino idrografico molto importante, oggi le tratteniamo, le puliamo e non inquiniamo il mare. Poi parte il sopra. A ottobre del 2019 il tratto da Kennedy a Fellini e poi lungomare Spadasti, e nella primavera del 2020 gli altri tratti nel lungomare sud fino a Pascoli. Poi man mano che completiamo il sotto partiamo col sopra. Sempre a ottobre del 2019 tutto il lungomare sopra da Riva Bella a Torre Pedrera. Perché sopra? Perché il sotto è stato completato. Oggi è uno di quei giorni che non segnano la storia di nessuno, né di un'amministrazione né di un sindaco, ma lasciano una fondamenta per la città. Una città che ha cambiato il suo volto, lo guarda, lo rivolge all'ambiente, lo rivolge alla cultura. Ieri eravamo qui in città con Tony Wheeler, che è il fondatore della Lonely Planet, la guida più importante al mondo. 2 guide su 3 nel mondo sono Lonely Planet, e con Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, di Terra Madre, che vedevano in qualche modo, a loro detta, la rivoluzione, il miracolo di questa città che, colpita dalla crisi nel 2011, si è risollevata. Oggi non siamo perfetti, abbiamo i nostri acciacchi, ma siamo una città libera che è in cammino e in marcia per dare presente e futuro ai giovani, ai nostri ragazzi, per non farli andare a cercare un lavoro fuori. Come ci siamo risollevati, come dire, dalle bombe della guerra, ci siamo anche risollevati dal problema delle fogne, delle acque e di una riconversione ambientale della città.